riuscite a vedere il teatro 5? A quell'altezza si vede il tetto del 5? E rispondi, Maurizio! Tonino! Ecco il 5! È bellissimo da quassù! Vediamo anche l'acqua d'alto! E la Tuscolana! Balla tutto però! Ecco, adesso bisognerebbe accendere i comodi. Non mi funziona più il megafono! Si è scaricato! Menicuccio! Menicuccio! Thank you.
appena sono arrivato mi sono... ho detto, ma sembra come un capo di Stato, no? Oppure quelle figure mitiche. Io faccio fatica a non piangere. Allora, poi ho pensato questo, oggi è il giorno dei morti, no? Il 2 novembre. Invece mi ha fatto un effetto tutto di vita, di gioia. Proprio perché Fellini era il massimo delle persone capaci di entusiasmarsi, no? Per una cosa minuta, come per... cioè una grande spiritualità, penso. Adesso è una mia impressione. Del resto nei suoi film c'è sempre un riferimento anche La dolce vita comincia col Cristo portato, no? Adesso facciamo un rapido flashback, no? Poi quando mette i pretini in fila, cioè la parte mistica che lui evidentemente aveva, avrà avuto anche i problemi in quel senso certamente, però da artista li sublimava. E io sento questo, una cosa bellissima, anche io sul metrò ho fatto appena... sono voltati tutti, cioè la, capito l'umanità, lei è sensibile, mi può capire, sì, sì, sì. Quando l'umanità si sente unita. Thank you.
Thank you.
Music. Sei una dea, la madre, il mare profondo, la casa. Sei Eva, la prima donna apparsa sulla terra.
Se adesso venisse un signore che ti desse 10.000 lire, lo faresti un bagno? Io sì. Ce ne andiamo? Dove andiamo? Andiamo a vedere il giudizio del fiscale. Andiamo. Andiamo, Riccardo. Ah, sai a chi somiglia Leopoldo? Al parroco. Sì, è vero. Sapevo nuotare, non veniva al mare, non conduceva sul mare la vita che facevamo noi giovani, insomma, sbrigliata, l'aria aperta, gioiosa, fisica, ecco. Lui veniva al pomeriggio ingravattato, tutto completamente vestito, perché si vergognava di mettersi in costume perché era magrissimo, era uno scheletro, lo chiamavamo Gandhi. E il mare esercitava così, questa, come un'impressione fantastica su di lui addirittura. Era una cosa mostruosa e attraverso la quale lui arrivava forse a concepire l'ignoto, una cosa fantastica, enorme, invincibile. Ci sono tutti, in questo pomeriggio di novembre che già annuncia l'inverno. Anche i ragazzi di Amarcord, che sulla terrazza del Grand Hotel ballarono tenendo in braccio la nebbia. C'è Titta, testimone e complice di Federico per l'intera vita, che rappresenta la congrega degli amici, i presenti, gli assenti e i perduti. Mario e Luigi, Ercole e Demos, Elio e Nevio, Guido e Gino, fino a Gerardo e a Piero, ma anche 100 altri, a cominciare dal sindaco per finire a quel pescatore che sulla cima del porto, ogni giorno, si ostina ad aspettare, forse anche per noi, qualcosa che nessuno è mai riuscito a capire. E poi c'è Tonino Guerra, che ha una familiarità particolarmente sua con tutto ciò. Credo che non si potesse far nulla di più affettuoso e civile in morte di Federico Fellini che celebrare fra la sua gente, accanto all'arengo municipale e a due passi dalla casa sua e dei suoi, dove è rimasta flagellata e impavida come uno scoglio, Maddalena, la dimensione universale del cordoglio. Qui, dove una città intera, quando in una stanza del Grand Hotel è scoppiato l'ultimo male, è rimasta in silenzio per settimane, accudendolo da lontano, attonita e discreta. Federico conosceva anche il segreto della pietà e del dolore, sicché appare vano, oltre che invadente, il volere trarre dalla sua vita, dai suoi film, il segno di una spiritualità particolare, di un sentire, per così dire, canonico. A Tito una volta disse: «Se cerchi Dio non devi andare tanto lontano». E a me più laicamente: «Ma non sei curioso di vedere come va a finire?». La tua scomparsa ha qualcosa di innaturale. È come se un'estate, di colpo, smettessero di farsi udire i grilli, il mare, gli uccelli. Come se le lucciole, che nella voce della luna appaiono in un punto sempre diverso del buio, non palpitassero più nel grano. È venuto meno qualcosa che stava nella natura, che era natura. Benigni, interpretando una cultura contadina, non a caso ha detto che sembra di assistere alla scomparsa dell'olio. Eppure, con la certezza che il sogno da sempre, continueremo ad aspettare che dall'orizzonte vengano i tuoi sortilegi. Donne come capodogli, padri come fantasmi, navi come castelli, e poi fughe di bacche e marcette di clown, innocenze e ludibri, presenze e indizi, ambigue forme e reperti, cieli imbronciati e azzurre nevicate primaverili. E su tutto un vento carezzevole, la vita. Con gli occhi, Federico, non sbagliavi mai. Ora, privato del tuo sguardo, il mondo ci sembra più normale, meno straordinario. Sappiamo che non ti piacerebbe essere circondato dalla mestizia. Vorresti anzi che dopo tanto clamore facessimo un po' di silenzio per capire qualcosa di più. Sono le parole con le quali concludi l'ultimo film.
Nel giorno del quinto Oscar, il tuo discorso finì con un omaggio a Giulietta. Mentre il teatro era tutto in piedi, le dicesti: «E adesso, per favore, smetti di piangere». Non potevi sapere che Gelsomina avrebbe dato una così grande lezione di misura, costosa, addirittura straziante. Giulietta, infatti, vive da lontano, da un letto d'ospedale, questo addio. Amelia. Di qui a poco farai una strada che hai molto amato, quella del Fulgor, ricordi? Davanti al tuo cinema sosterai un attimo, poi, un po' più avanti, ci saluteremo. Non spingete, c'è posto per tutti. Signorina, tra i distinti due bambini e una donna di servizio. Ma come la donna paga come un grande? Oh, quaini, questa le notti. Adele, aspetta il bambino. Carmela, la buldacoli. Sta zitta che è posto. Facciamo tre spettacoli, venite più tardi. Adesso, io non mi vedete. Quindi i denti siano propizi, Pompeo. Sono venuto a salutarti, Barto. Con quella avventuriera, Priscilla la cristiana. Ecco, e il film dovrebbe finire qui, anzi, è finito. Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così? Senza un filo di speranza, un raggio di sole. Ma dammi almeno un raggio di sole, mi supplicava alle prime proiezioni dei miei film. Un raggio di sole. Ma, non so, proviamo. Scaricato! Menicuccio!